Buongiorno a tutti. Oggi faremo una frittata di zucchine che è molto salutare e soprattutto anche molto fresca per l'estate. Va benissimo per dei picnic, per un pranzo in ufficio. Diciamo che è un piatto molto versatile. Per fare questa frittata abbiamo bisogno di 20 g di pane raffermo triturato. Io ho utilizzato un pane senza glutine. Poi ci andrà il prezzemolo, in questo caso è un prezzemolo tagliato fresco dall'orto e poi triturato e congelato. Io lo faccio perché così mi dura poi tutto l'anno. Poi abbiamo una cipolla di Tropea, le zucchine, il sale, l'acqua e 6 uova. Bene, possiamo cominciare. Benissimo, per prima cosa trituriamo le zucchine. Io le ho tagliate prima a listarelle, le tagliuzziamo a quadratini all'interno del boccale del Bimby, molto velocemente, così, perché tanto penserà poi lui a tagliare finemente. E queste zucchine, una volta triturate, le metteremo da parte in una terrina nell'attesa poi di amalgamarle con l'uovo e il resto degli ingredienti. Una cosa particolare che voglio dirvi e molto importante è che tra gli ingredienti vi ho presentato l'acqua. L'acqua vi servirà solo ed unicamente se deciderete di cucinare la frittata al varoma, quindi con il vapore. Oggi però ho deciso di fare una cottura differente che vedrete dopo e che vi suggerisco comunque come alternativa a quella al varoma perché è comunque salutare ed è molto gustosa, oltre che essere molto semplice da effettuare. Benissimo, le zucchine sono state completamente tagliate, adesso chiudiamo con il coperchio, mettiamo il misurino e frulliamo. Eccoci, allora, dopo aver triturato le zucchine e messe da parte nella ciotola, procediamo con gli altri ingredienti. Io, come voi avete notato, avevo già triturato il pane perché lo uso abbastanza spesso nelle mie preparazioni e quindi voglio averne sempre di scorta. Con il Bimby, voi sapete che potete già mettere il pane raffermo a pezzettoni all'interno del boccale e poi triturarlo. Allora, intanto 20 grammi di pane. E poi ci aggiungiamo il prezzemolo. Più o meno 20-25 grammi, in base anche a quanto vi piace il sapore del prezzemolo all'interno delle vostre preparazioni. Ecco qua. Essendo già tutto triturato, adesso salterò i passaggi del Bimby in cui questo riduce, come vedete, il pane e il prezzemolo finemente. Intanto aggiungo le uova. Oggi ne ho messe 6, ma in base alle persone che avrete come ospiti o comunque a tavola anche per la vostra famiglia, io di solito considero 2 uova a persona, più o meno. Ci mettiamo un pizzico di sale, anche qui io tendo a non abbondare troppo perché nell'eventualità possiamo metterci la curcuma. A me piace un pizzico di curcuma, ma non è obbligatoria. Posizioniamo il coperchio, il misurino e
mescoliamo. Eccoci, il risultato è questo. Al preparato di uova, pane e prezzemolo uniamo adesso le zucchine che abbiamo triturato in precedenza. Avete visto che io ho messo due zucchine abbastanza grandi, anche lì dipende un po' a gusto personale, chi piace, chi invece preferisce tenerla più leggera di verdure, dipende. A me piace sentire le zucchine perché la zucchina è una verdura che mi piace moltissimo e la uso per un sacco di preparazioni. Uniamo per dare un po' di sprint anche qualche rondellina di cipolla di Tropea. Si può usare la cipolla rossa anche. Ecco, questa è, dipende un attimino anche lì dalle preferenze, c'è chi digerisce di più, c'è chi digerisce di meno la cipolla, quindi in base a quello voi aumenterete o diminuirete la quantità di cipolla da usare nella frittata. Adesso posizioniamo il misurino e il coperchio e trituriamo. A questo punto possiamo cuocere la frittata, come vi anticipavo prima, in due modi differenti. Il primo modo è col bimby a vapore e quindi verserete il composto ottenuto nel varoma, precedentemente rivestito con carta da forno bagnata, stando attenti a non ostruire i fori per l'uscita del vapore. O altrimenti l'alternativa, che è quella che vedremo oggi, è di cucinare la frittata al forno. In questo caso io utilizzo una teglia che viene utilizzata anche per cucinare dolci, quindi semplicissima, in vetro. Ho bagnato la carta da forno, come comunque avrei fatto, perché aderisce molto bene alla teglia e quindi non crea poi fastidi alla composizione. E adesso ci verso il mio composto. Ed ecco qua, è pronto per essere inserito in forno. Il forno va preriscaldato a 200 gradi e la cottura sarà di 40 minuti.